Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera o buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate in questo momento. Benvenuti ad All'ora di Amadeus, stella della galassia 123 Stream, di molto somigliante ad Alfa Centauri, galassia che comprende All'ora di Amadeus, Mixtura, quelli che roi, eccetera, eccetera, il salotto di Morghi. Iscrivetevi al gruppo 123 Stream, alla pagina All'ora di Amadeus, al canale YouTube All'ora di Amadeus tutto attaccato e diventate i nostri followers sul profilo Instagram. Ma parliamo di chi è venuto a trovarci. Avete presente il cielo stellato di notte, le congiunzioni, le opposizioni, i transiti, la nostra Alfa Centauri, la Luna Nera, le effemeridi? E magari un buon bicchiere di prosecco quando si leggono le carte astrali e i temi natali. Questa sera avremo non tanto e non solo un astrologo, ma un astrological coach, Marco Celada. Benvenuto! Eccomi, quindi un saluto a tutti, e quindi un saluto per tutti i fusi orari Per tutti, certamente. per questa No. fine 2021. Anche perché, sai, il discorso è questo. Il vantaggio di mettere su una pagina Facebook, su YouTube, è che te lo puoi vedere a qualsiasi ora. Non Assolutamente. è una TV, chiamiamola TV fatta a persona. È quello, si realizza quello che mi predisse Carlo Freccero. Quando vuoi e dove vuoi lo vuoi vedere, ecco, Quando perché vuoi, a dove vuoi. qualsiasi, quindi, latitudine e fuso orario. Senti, tu sei fisico e cibernetico e astrological coach. Come si conciliano le due esperienze, le due letture del mondo, oserei dire, se poi c'è davvero una differenza? No, si linkano perfettamente, perché la fisica, il fisico cibernetico studia come comunicano sistemi differenti, no? Io mi sono sempre occupato di questo, cioè dicendo in termini pratici dei sistemi operativi, no? Tra noi e il nostro computer, dove sia, o il nostro telefonino, esiste qualcuno che traduce nelle varie lingue, no? Il sistema operativo, no? Windows 10, o il Mac, insomma, qualsiasi sistema operativo. Per cui bisogna trovare un protocollo di comunicazione. E proprio quando studiavo fisica, grazie allo studio della matematica, delle equazioni della fisica, mi chiedevo: ma qual è quindi questo link, questo protocollo di comunicazione tra l'uomo e chi alimenta l'uomo? Perché la matematica mi diceva che l'uomo vive se periodicamente prende energia dall'esterno. Quindi da dove arriva questa energia? Arriva dalla materia oscura, si dice, no? Quindi dall'aria, dai pianeti che si muovono. E noi, infatti, prendiamo periodicamente energia dall'esterno. Quindi, attraverso la fisica e la matematica che spiega la fisica, noi riusciamo a capire questa energia esterna. Se studiamo questa energia esterna e ci rapportiamo bene con questa energia, noi possiamo vivere meglio. Quindi utilizzare l'astrologia significa avere più strumenti per poter mantenere ordinata l'energia intorno a noi, perché, come ci dice la fisica, noi siamo energia. Quindi le conoscenze della fisica le ho tradotte nell'astrologia e quindi adesso da fisico sono passato ad essere, utilizzando la fisica, l'astrological coach. Cioè, attraverso l'astrologia aiuto le persone a vivere meglio a tutti i livelli, dal bambino che deve sapere cosa fare da grande e quindi gli possiamo dare dei consigli, che studi prendere, fino ad arrivare alle persone normali, ma ai manager, quelli che devono prendere decisioni al momento giusto, poi, cioè sotto la buona stella. Senti,
Senti, questa è l'attività dell'astrological coach. Mi viene da chiederti, ma Galilei, Copernico, persino Einstein, no? Che sono stati anche astrologi, se non sbaglio. Certamente, astronomi e astrologi. Sì. Ma a modo loro erano degli astrological coach? Beh, sì, a quel tempo erano degli astrological coach. Uno degli scritti più importanti che abbiamo, anche di Galileo, uno dei primi astrologi, Galileo Galilei, che dove vediamo delle pubblicazioni dove quei grafici che noi facciamo in pochi secondi oggi con il computer, lui li faceva a mano, magari con ore di lavoro. E ci sono delle lettere dove ci sono persone anche importanti che gli chiedevano: studiami la natalità di mio figlio, no? E quindi lui faceva oroscopi, detto nel termine che oroscopo sarebbe una parola corretta, cioè leggere il momento, leggere l'ora, faceva oroscopi per le persone con le sue conoscenze scientifiche. Quindi fu uno dei primi grandi astrologi. L'astrologia esiste da 5.000 anni, quindi insomma materia importante, ovviamente oggi l'adattiamo con gli strumenti moderni. Ma secondo te il conflitto fra astronomia e astrologia è da ridimensionare? No, è un conflitto che si è creato. Cioè, il bravo astrologo deve conoscere anche l'astronomia, cioè deve conoscere il sasso, deve conoscere il pianeta, come si muove, la sua massa, la sua velocità. E conoscendo questa energia che genera il pianeta che si muove, perché la fisica ci dice che un corpo che si muove nello spazio genera energia, energia che ci arriva addosso, quindi conoscendo i vari sassi, no? I vari pianeti, noi possiamo interpretarli e farli nostri. Quindi bisogna conoscere entrambi per essere dei bravi astrologi. Leggendo di te, tu dici che hai avuto una svolta a un certo punto della tua vita. E rimpiangi i tempi precedenti o no? No, assolutamente no, perché questa svolta, che io cito sempre, è dovuta a un transito di Plutone sul mio ascendente 147 natale, anni, no? 147. È un termine tecnico, sì, che poi è un transito che nella vita potrebbe anche non succedere, ce ne sono vari che possono dare opportunità. Questo è un transito importante, ha scatenato un evento plutoniano, cioè un evento profondo, un evento di conoscenza, un evento passionale, e sotto in questo momento storico, diciamo, sono riuscito così a intuire, a pensare determinate cose dove ho trovato quella determinata strada. Ma grazie agli strumenti che avevo, cioè grazie a quelle conoscenze di fisica che stavo ancora studiando ai tempi, che mi hanno portato a capire che cosa, appunto, come dicevo prima, ci alimenta. E quindi mi sono avvicinato all'astrologia, che ho mangiato per anni, ormai più di 30 anni, che studio astrologia e faccio appunto l'astrological coach. Un attimo. Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Senti, però c'è una differenza, deduco, fra astrological coach e astrologo normale, nel senso che più che altro la differenza con l'astrologia che viene così normalmente divulgata, che è quella, ripeto, anche se la parola giusta oroscopo, l'astrologia dell'oroscopo, dove la maggior parte delle persone pensa che sia quella del segno zodiacale, no? Come va quel giorno, quel mese, quell'anno per il Sagittario, per la Bilancia, per l'Ariete, per il Toro. E questo ci fa capire la differenza. Cioè, se noi ragioniamo solo con la posizione del sole, cioè se una persona è del Sagittario, vuol dire che è nato in quel mese dove il sole era in Sagittario. E quindi noi stabiliamo le relazioni in cielo dei pianeti che si muovono rispetto a questo sole in Sagittario. Ma questo sole è uno dei 10 pianeti. Quindi è come se parlassimo di questa persona
però con un decimo delle informazioni che potremmo dire di questa persona. I pianeti invece sono 10, ci sono Urano, Nettuno, Saturno, Plutone, tutti gli altri. Quindi per poter parlare di una persona, da chi sei della persona, a utilizzare l'astrologia perché la persona possa vivere meglio nei vari argomenti della vita, dobbiamo guardare il cosiddetto tema natale con tutte le informazioni al momento della nascita, che quindi si linkano ogni giorno col movimento dei pianeti rispetto a questo tema di nascita. Quindi l'oroscopo è un sottoinsieme, anche se la parola è giusta, è un sottoinsieme di una consultazione astrologica. Io nell'introduzione ho nominato le effemeridi, queste sconosciute. Il Vangelo. Il nostro Vangelo, sì, la Bibbia. La Bibbia. Pensate che non è altro che un librone di tante pagine, poi oggi è su una chiavetta USB, no? Cioè in un file di grosse dimensioni, che è tutte le posizioni dei pianeti ad ogni momento. Quindi se voglio sapere, e mi serve sapere, dov'era il Sole, la Luna, Saturno, quando sono nato, oppure un anno fa, oppure l'anno prossimo, prendo le effemeridi. Cioè dicono tutte le posizioni dei pianeti, perché i pianeti sono quei sassi che si muovono, no? Che hanno una loro legge oraria precisa, quindi so dove è il pianeta oggi e so dove è il pianeta domani, dopodomani. Tutte questa legge oraria, queste posizioni, sono le effemeride. Uh-huh. E che cos'è l'astrologia attiva? Mi è incuriosito tanto questa... Questo in pratica poi quello che io faccio. Perché, vedi, un conto guardare il cielo oggi, vedere come sono i pianeti, e se l'astrologo è bravo e ha tutte le informazioni planetarie della persona, dice che oggi è una giornata fortunata, ad esempio, in quell'argomento della vita, oppure ci sono determinate problematiche. E questa è una lettura passiva, cioè guardo la situazione così com'è, e l'accetto. Beh, però comunque già conoscendola mi aiuta a gestire. Cioè se oggi so che è una giornata non fortunata, non so, nel settore economico, per dire non faccio un investimento. Adesso sto facendo un esempio. Benissimo. Essere attivi significa invece che prendiamo il cielo com'è, ok? Però faccio in modo tale, in anticipo, di gestire questa energia non buona o questa energia buona che mi arriva addosso. E questo lo faccio con delle tecniche. La tecnica più importante è quella del compleanno, perché il momento in cui abbiamo detto che l'essere umano vive perché prende energia dall'esterno, però nel momento del compleanno, cioè ogni 365 giorni il sole torna alla stessa posizione, no? È il momento in cui memorizziamo l'energia. E se noi la memorizziamo ordinata, cioè giusta, positiva, l'anno va meglio. Quindi la tecnica si traduce in trovarsi nel momento esatto del compleanno in un certo luogo. Questa è la conoscenza più alta che c'è in astrologia. Questo luogo potrebbe essere sul divano di casa, ma uh-huh. potrebbe essere anche in Alaska. Ovviamente ci sono situazioni intermedie, no? Che possono essere prese. E io studio questo, questa è la cosa più importante in astrologia. Io stesso sono 27 anni consecutivi che il giorno del compleanno mi trovo in un certo luogo in quell'istante che è il momento del compleanno. Saperlo dove doversi trovare. Questo è un calcolo, cioè, semplice del guardare il cielo del momento del compleanno, perché le effemeridi sono tutte sincronizzate con i nostri computer. Il calcolo, vabbè, è un calcolo complesso che si studia poi in base alla situazione della persona ed è il mio lavoro. Mm-hmm. Quindi, ma tante persone comunque al mondo fanno questo. La rivoluzione solare, questo è il nome del cielo del compleanno, è veramente importante nel gestire al meglio l'anno. Mm-hmm. Quindi attivi vuol dire prendere sì la situazione che ci dà il destino quel giorno o quell'anno in base ai movimenti dei pianeti, ma fare in modo tale di diminuire la probabilità dell'evento non buono e aumentare la probabilità del pianeta buono. Beh, un attimo. Ma
Volevo ricordarvi che se voi girate il mercato dei podcast non ne troverete di uguali ai nostri. Senti, parliamo un po' di attualità. Sì. È vero che i pianeti attualmente sono schiacciati? Qui davanti il cielo di questo 2022, no? Del 1 di gennaio e del 31 dicembre, quindi ho già l'andamento di come sarà la situazione astrale nel 2022. Qualcosa diciamo, ma a me interessa tanto questa parte culturale, perché credo certo. Che sentirsi dire che Galileo è stato anche un astrologo non è roba da tutti i giorni. No, è importante per dare spessore alla disciplina, però soprattutto a fine anno noi vorremmo sapere un po' com'è la strada che dobbiamo percorrere. E io, come non ho avuto nessuna difficoltà l'anno scorso, quando magari ho avuto qualche intervista o ho scritto qualcosa, di dire che bisogna stare attenti. L'anno scorso dicevo stiamo attenti perché stiamo per vivere un anno, il 2021, che è molto faticoso. E perché i pianeti in questi ultimi anni sono molto vicini, visti. Era quello che ti stavo per chiedere, perché ti stavo per chiedere, è vero che sono schiacciati in non più di 200 gradi? Sì, se noi guardiamo il cielo oggi visto dalla Terra, cioè il grafico astrologico, vediamo che sono tutti ammassati in pochi gradi, cioè nei 360 gradi dello zodiaco sono tutti nell'arco di 100-120 gradi, dipende dalle giornate. E quindi quando questo succede, se noi prendiamo i cieli e prendiamo il libro di storia con gli eventi che succedono, eventi mondiali, vediamo che l'umanità soffre molto di più. E questo avvicinamento dei pianeti dura da un po' di anni, dal 2015. È un bioritmo il ciclo planetario, no? Però il 2015-2021 è un periodo storicamente molto difficile, quindi, e pertanto l'umanità soffre, al punto tale che, come dissi anche diversi anni fa, stiamo vivendo il periodo peggiore del secolo. La bella notizia, però, lo dico subito, e così come non ho avuto difficoltà l'anno scorso a dire un critico 2021, che sta finendo questo ammassamento dei pianeti. Esattamente a giugno, fine maggio, inizio giugno del 2022, i pianeti visti dalla Terra cominciano ad allargarsi e quindi l'umanità andrà meglio. Quindi la previsione è pazienza e forte pazienza ancora, e lo sappiamo soprattutto in che settore, no? Per gestire questi prossimi mesi, però già nel 2022, a metà del 2022, noi andiamo verso un mondo migliore. Poi verranno altri periodi difficili nel secolo e successivamente, però non saranno mai, ad esempio in questo secolo, non avremo mai un periodo astrologicamente critico come quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Se permette, una grande bella notizia. Che volendo addirittura inizia dal 2008, perché pensavo alla crisi finanziaria. Assolutamente sì, che poi si è concretizzata ancora di più nel periodo 2015-2021, e il picco negativo, perché in pratica è come una curva, no? Che scende e sale, cioè, quindi noi siamo sotto questa discesa e il picco minimo della discesa è proprio adesso, maggio-giugno del 2022 incomincia la risalita. Quindi ci sarà un cambiamento, guarda che ci saranno, ho definito proprio con alcune parole, cambiamento, trasformazione e concretizzazione di queste trasformazioni. Non è un cambiamento momentaneo, cioè cambieranno delle cose nella gestione della vita, nella gestione del denaro, nella gestione della politica, nella gestione di alcuni comportamenti, che saranno sì di trasformazione, ma saranno poi accettati, no? Diventeranno nostri. E quindi è un anno veramente importante il 2022. Tu hai previsto con 7 anni di anticipo la pandemia? Ti dico la verità, più di 7 anni d'anticipo, perché quell'intervista che mi fecero, insomma, quella pubblicazione, fu 7 anni fa. Però io 14. Lo studio l'avevo fatto prima.
Certamente, quindi sì. Infatti io avevo visto che c'era questo problema mondiale, no? Non è un problema italiano, è un problema del mondo. E quando c'è un problema così generalizzato a livello mondiale, non può essere certo, non so, una crisi italiana, no? Deve essere un qualcosa che riguarda tutto il mondo. E ho pensato a situazioni meteorologiche, a situazioni di epidemie, situazioni di pandemie, quindi non potevo sapere che era ammesso che sia vero, un pipistrello che mangiava il pesce al mercato di Wuhan, non ammesso che sia vero questo. Comunque, e quindi una cosa che riguarda il mondo non poteva essere che un discorso, insomma, che riguarda, insomma, semplicemente il nostro benessere, ecco. Qui l'avevo, sì, effettivamente, e questo è non è così un'idea, è un calcolo matematico, cioè quando quell'indice che ci dice i pianeti raggruppati è così basso, dobbiamo tradurlo nel fatto che l'umanità fa fatica, che non sta bene, che non adesso si rialza. Quindi, sì, ripeto, la bella notizia è questa. Sì. Però ho letto il 20 dicembre, parole tue, che hai detto che tra febbraio e maggio sarà il punto più, sarà il momento più duro di tutti. Questo picco basso della curva, diciamo che non l'abbiamo ancora raggiunto, se dobbiamo andare allo zero, no? Siamo ancora a uno, dobbiamo, sì, i prossimi mesi saranno ancora difficili, mi auguro che sia dovuto al problema che sappiamo, che poi investe anche altri discorsi, tipo l'economia, e quindi bisogna avere fortemente attenzione, fortemente pazienza nei prossimi mesi. D'altra parte, anche se parliamo del Covid, è chiaro che il periodo poi freddo aumenta le probabilità delle situazioni, appunto, che sappiamo. Quindi dobbiamo avere proprio pazienza, cioè quello che dobbiamo fare, siccome non si riesce a seminare bene in questi mesi, dobbiamo cercare di amministrare bene la situazione che c'è, e lo possiamo fare con una, non con tranquillità perché ci sono problematiche, però con il fatto di sapere che gli astri, no? Cioè i portatori di energia ci aiuteranno molto fra pochi mesi, cioè la risalita a partire da fine maggio. Un attimo. Scaricate nell'oscurità i podcast di Allora di Amadeus, amatevi. Senti, quali altri avvenimenti ci fa leggere il disegno del cielo? Io ti faccio una domanda quasi immediata. 25 gennaio, elezioni del Presidente della Repubblica. Ma sai, le previsioni nell'ambito della politica, altro che astrologi, cioè è complessa la situazione per via di tante situazioni, di tanti interessi o meno. Io, come ho scritto, sono buttato, ovviamente leggendo dei dati, non ipotesi, con 93% è già stata scelta la persona. Anche secondo me. Poi c'è quel 7% che però, attenzione, è vivo. È un 7% che lavora per portare altre situazioni. E quindi lì subentra il gioco di determinate situazioni, compreso appunto anche la gestione della pandemia, che non aiuta. Però comunque c'è una situazione quasi scritta, ecco. Senti. Il problema non è tanto, ne abbiamo capito chi è, sì, chi dovrebbe essere. Il problema è il suo sostituto. Sì, è quello il problema. Cioè, il problema del gioco politico... È l'incastro. E quindi incastrare queste due cose, perché si va verso comunque un mondo che è globalizzato un po' nel discorso politico. Quindi si parlano i capi di Stato, in poche parole, no? E quindi l'Italia, d'altra parte c'è un dato, si chiede, ma l'Italia, pur migliorando, ma è affidabile? Come, cioè, un paese che cambia governo quasi una volta all'anno, capisci che è difficile puntare sul capo del governo. Quindi se punti a un certo tipo di cambiamento,
hai bisogno di situazioni più affidabili. Poi, se fossi io quel personaggio, considerando che ci sono comunque poi delle elezioni in un anno, cosa faccio? Vado in un posto sicuro, eh? Per almeno 7 anni ci sto. Esatto. Messa così in una versione. Senti, ti faccio un'ultima domanda, che è una richiesta molto interessata. Riusciremo, come all'ora di Amadeus, a fare il grande salto? In qualche maniera. Siamo nati, ti do le coordinate, il 16 aprile del 2020 alle ore 20:40. Beh, quindi fate il compleanno nella fase... Quando avrete il compleanno siamo già nella fase finale di questo ciclo, quindi già questa è una bella notizia. Però nel vostro campo, adesso indipendente dal fatto di andare a vedere proprio la situazione astrale che va calcolata, anche sapendo l'ora esatta in cui è stato fatto una firma, è stato fatto un atto, è stato fatto un brindisi, come per una persona è il momento del primo respiro, però c'è una cosa importante che succederà nella comunicazione, che è proprio il transito che ci sarà nel 2022, a partire dalla seconda parte del 2022, di Marte in Gemelli. Cioè, Marte è il pianeta dell'energia. Gemelli è il terzo segno, Ariete, Toro, Gemelli, e sono quelle frequenze legate alla comunicazione, quindi alla radio, alla televisione, ai social, a tutto questo mondo qua. E Marte in Gemelli, oltre... attiva questo discorso, però qual è la cosa in più di questo Marte in Gemelli? È che questo Marte in Gemelli sarà visto dalla Terra quasi fermo, quindi starà molti mesi in Gemelli, e quindi questo sarà un incremento nuovo e moderno, anche per via di altri pianeti, nel discorso della comunicazione. Quindi, avendo in mano voi questo strumento, avete terreno favorevole per idee che dovranno essere anche un po' nuove. È difficile in questo campo mantenersi sempre aggiornati, no? Però magari lanciando, oggi ci sono strumenti, social, situazioni che magari 2 anni fa erano impensabili, no? Quindi ci sarà sempre questo, bisogna tenersi sempre aggiornati, però avete il campo, il settore favorevole perché possano succedere delle cose importanti. Ripeto, il transito di Marte nel segno dei Gemelli, che legato poi anche alla posizione di Urano in Toro, porterà a continue nuove innovazioni. E nel campo della tecnologia, nel campo dell'informatica, nel campo della comunicazione, non ci siamo mai fermati. Beh, in altri campi magari sì, siamo andati indietro, no? Nel campo delle comunicazioni, ma tecnologicamente mai. Bene, grazie Marco. Buona fortuna. Molto gentile. Ad aprile poi veramente cambia il cielo. Cioè, vedi, seminare una cosa oggi è quasi inutile, perché non c'è il terreno favorevole. Mentre le cose, quindi concentrate di più la vostra comunicazione, le vostre novità, le vostre idee, cioè pensatele oggi, studiatele oggi, ma seminatele, buttatele in campo a partire da maggio 2022. E nel vostro campo avete possibilità di farlo questa cosa, perché è il vostro campo, il campo del Marte in Gemelli. Dicevo, grazie Marco, sei stato molto gentile, e le nostre strade avranno l'occasione per incrociarsi di nuovo. Noi vi aspettiamo in una nuova avventura nella nostra galassia. Grazie a voi e buon 2022. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di All'ora di Amadeus. Alla prossima occasione.